C'è stato sempre un corridore atipico, proprio controcorrente, ma d'altronde lo sono ancora oggi, anche strategicamente con la squadra. Parole, in direzione ostinata e contraria. Riassunta così, la vita di Stefano Giuliani può apparire semplicistica, e invece per lui il 2018 sarà davvero un anno speciale, perché tocca i 60 anni e il traguardo, questo traguardo, non è come gli altri che ha tagliato o avrebbe desiderato tagliare. Avrà tra le mani il nuovo Matteotti, ma come dice lui, non gli basta. E allora, uno dei pochi romantici del ciclismo si rimette in sella, o in ammiraglia, fate voi, e ricomincia. Di nuovo, perché l'altalena delle emozioni non lo abbandoni mai. E che c'è di meglio di un museo per chiedergli che cosa ha dentro, per scrutare quello che spesso scrutabile non è? La fotografia, la rappresentazione di un'idea che ancora oggi continua a tenergli compagnia. Dunque ricomincia, una squadra nuova, un progetto nuovo, perché stare fermo è insostenibile, ma per ogni romantico che si rispetti, in un mondo fatto di budget, di VAT, di sponsor, lui lo fa come sempre, nell'unico modo che conosce, in direzione ostinata e contraria. Se poi non succede niente, vicino a lui, ok? E quando lui dice go, full gas, e poi... Ok? Questo che cos'era? Il sorriso, quando sale. Buon anno e buon compleanno a Stefano Giuliani. Ciao Stefano. Grazie, anche se oggi era il mio compleanno, dovevo festeggiare in maniera diversa, però è un piacere essere qui con te. Siamo qui al Museo d'Arte Vittoria Colonna a Pescara, dove è un luogo che abbiamo scelto, una location bellissima, una pinacoteca dove si fondono l'arte e la modernità. In realtà una commissione di stili che un po' ti appartiene. Siamo in un nuovo anno e nel nuovo anno è alla soglia di un'età, insomma, è importante quello che hai compiuto oggi. Arriva l'ennesimo scatto di Monzon? Sì, 38 anni da vivere. Dobbiamo ufficializzare il passato. Guardiamo al futuro. Guardiamo al futuro intanto. Poi magari facciamo un salto nel passato. Ma sì, sicuramente il mio profilo è atipico. Non è una scelta. Non è una scelta perché se vuoi fare una scelta di vita ti adegui a quello che è oggi il mondo moderno, dove tutti quanti molto probabilmente ci si chiude nella... come si dice? Ci si arrende a quello che è oggi il sistema della vita, non è solo nello sport e nel ciclismo. Io provo sempre a migliorarmi, cercare di essere un po', come si dice, più riflessivo e tranquillo, però io penso sempre che poi dentro, quando hai quella sensazione allo stomaco che c'è qualcosa che non va, c'è un limite a tutto, per carità. Devi sempre ringraziare le persone che ti hanno dato l'opportunità di essere come oggi qui, vuol dire che qualcosa stai facendo. Riguardando il passato ho fatto tantissimo, per me però ogni giorno, perché la vita è un attimo, è una startup. Abbiamo parlato del nuovo scatto, io l'ho definito così, l'ennesimo scatto di tanti che ne hai fatti in carriera, perché insomma era il segreto di Pulcinella che il tuo rapporto con la Nippo Fantini si sarebbe chiuso al 31 dicembre, così è stato. Ti chiedo, ci hai pensato fino all'ultimo oppure è stata una cosa che tutto sommato è stata una fine naturale? Ma io penso che quando fai qualcosa all'inizio tutti quanti danno il massimo. Purtroppo quello che poi rovina il tutto, si parla di squadra, ho sentito tante cose.
All'inizio, ripeto, è tutto facile perché si sta creando un progetto, c'è entusiasmo. Il problema, secondo me, è quando subentrano le solite cose anche nel sociale, invidia, gelosia e quant'altro. Io non è che Stefano si scopre oggi, perciò credo che in 7 anni tra Farnese e Fantini mi sono molto adattato e ho cercato di creare un gruppo dove con poche possibilità ad arrivare dove siamo arrivati. Penso che il rapporto se era un po' affossato il 12 agosto dell'anno scorso. E poi ho cercato di conviverci, ho detto faccio il mio, faccio quello che ritengo giusto di fare, che però magari dopo non condividono, ma il vero problema è che tutti vogliono salire sul carro. Evidentemente sei un grande gregario, questo me lo posso dire perché l'ho fatto tutta la vita, con licenza di vincere. Allora diciamo che io ho fatto il gregario, mi aspettavo un po' di rispetto nei miei confronti, ma non per l'età, perché ho l'entusiasmo del primo giorno di scuola, ma per essere un attimino, un po' più obiettivi, meno ipocriti, perché oggi se dici quello che pensi sei fuori. Io il ciclismo, il mio lavoro, non vado a dire agli altri come si fa, si parla chiaro dall'inizio e se si fa qualcosa insieme, siamo amici, per carità, il lavoro è un'altra cosa, però ci vuole il rispetto per le persone. Eppure un po' di amarezza traspare, nel senso, non fosse successo quello che ti sto per chiedere, perché poi in realtà un po' l'hai spiegato e un po' ce lo continuerai a dire, non fosse successo quello che è successo, avresti continuato? La tua avventura sarebbe proseguita? Ma sicuramente, perché mi sono modellato anch'io a quello che è oggi la vita. Forse la mia forza è quella, col passare del tempo che non sento, stare con i ragazzi tra virgolette moderni. Siamo bravi a predicare ai tempi nostri, ma il mondo è cambiato. Noi siamo così, facciamo gruppo, l'hai detto tu. Io ho cercato di andare incontro a questo mondo, no? Perché non è che io posso cambiare il ciclismo, ci ho provato. È una storia lunga e tu la conosci anche bene, ho fatto sciopero dei diritti televisivi, ho cercato di lottare per gli sponsor che entrassero nel ciclismo e tutelarli, e per i ragazzi, perché io mi sento ancora un pochino atleta, perché se tu ai ragazzi diventano numeri, si guarda solo i risultati e poi ci si rivende pure magari tante volte quello che i miei veri pensieri, chi mi conosce sa come la penso da 15 anni, da 20 anni, ho corso in bicicletta, non lo rinnego, avrò sbagliato anch'io, per carità. Ma il ciclismo deve essere una scuola di vita, ma non mediaticamente detta e poi non fatta. Perciò per me ho cercato di seguire, di imparare, ho imparato anche molto, ancora di più in questi 7 anni, mi hanno formato ancora meglio, ma rimane il fatto che sono ragazzi che hanno un sogno e non si possono bruciare ragazzi a 22, 23, 24, 25, 27 anni. E perciò non voglio far polemica, perché ho capito che tante volte facendo polemica mi si è ritorto contro, sempre che uno si vuole autoproclamare, però basta guardare un curriculum di una persona, di quello che ha fatto bene e di quello che ha fatto male. Io mi sento, magari in maniera spontanea, in maniera, non premeditata, di aver fatto di più del massimo. E forse questo mi ha anche logorato un po', perché quando tu dai di più del massimo e vivi per una missione che non è una questione di soldi, e qua parliamo di fair play finanziario, siamo partiti da zero, ma hanno cercato, ho messo insieme, non mi voglio prendere i meriti perché è il merito di tutti quanti, però un pool di sponsor dove io ho cercato di gestire un po' tutta la situazione, era il faro centrale, ma non è che tanto sui media oggi dalla presentazione mi hanno fatto credere che ero il numero uno, mi dicono che sono il numero uno da quando sono nato, ma io vi giuro che quando mi guardo la mattina numero uno mi specchio e dico wow, di che cosa? Ultimamente ho questo pensiero. La tua carriera da ciclista e anche da dirigente è un po' stata contrassegnata da discese e risalite, ma quando riparti per un nuovo progetto, una nuova avventura,
po' ti giri dietro e guardi al recente passato, al passato remoto, come? Con malinconia, con piacere? Ma questo devo dire, sto a vedere una gara di ciclocross, ovunque vada, non sono stato un grande campione, non ho la risonanza di Moser, di No, di De Vlaeminck, ma nel mio piccolo, e ne sono orgoglioso, mi fa sentire, come si dice, appagato, perché tutte le persone che incontro mi devono raccontare qualcosa della mia vita, che a volte io ho scansato, perché la mia forza è stata sempre quella. Sì, può sembrare rancoroso, ma è una forma di competizione. Valgo e vi faccio vedere che valgo, ma è una sfida un po' con me stesso, e molto probabilmente quello che dici tu, questi alti e bassi è dovuto pure da dispersione d'energia che ti fanno fare, perché tu sei Stefano Giuliani, perciò Stefano Giuliani, quello che ci si aspetta sempre che tu faccia qualcosa, i miracoli, ma i miracoli non sono attrezzato. Per me il Gavi è stato la svolta, volevo pubblicare proprio il filmato del Gavia e guardavo tra le immagini se c'ero anch'io in queste immagini. Nelle immagini non ci sono, ma vi assicuro che ho fatto tutta la tappa in bicicletta e, come ho detto più volte, ho visto la Madonna del Gavia, e l'ho fatto per ambizione, l'ho fatto perché era il mio lavoro, dovevo essere professionale, l'ho fatto per la famiglia, perché comunque avevi delle responsabilità, perciò un insieme, un cocktail, e da lì sono uscito forte. Ma forse lo ero, lo sono, perché l'infanzia mi ha formato così. E poi i limiti ce li abbiamo tutti quanti, perché uno si può godere la vita. Io ho il piacere di avere tante persone fantastiche intorno a me, con i figli, gli amici. Potrei vivere una vita diversamente, evidentemente ce l'ho nel DNA, e questo rimettermi in gioco è forse la mia vera forza. Mi ridà brillantezza, giovinezza, non sento gli anni, ci vuole un pizzico di incoscienza. Però sinceramente, se mi guardo indietro, dico: Madonna, che ho fatto. Senti, a proposito, prima abbiamo parlato di segreto di Pulcinella. Di fatto sei sceso dall'ammiraglia da poco, ma non è che ci stai per risalire? Ma sinceramente l'ammiraglia mi è stata tolta. È una cosa fantastica. Li devo ringraziare, perché comunque alla fine sono tornato un po' in bici e poi piano piano mi sto attrezzando per avere una nuova ammiraglia. Vai Damiano, ecco giù da far nulla. Giustamente io sono uno che mi appoggio ad altri che vedo competenti, perciò riconosco tutti quelli che hanno intorno a me competenti per determinate cose. Non riconosco il fatto che un direttore sportivo deve essere responsabile degli atleti, dello staff, e nessuno ci deve mettere bocca. Devo ringraziare Sebastiani, perché comunque lui ha un carattere totalmente diverso dal mio, ma c'è un alter ego, c'è sempre stato, lo conosco da quando avevo 15 anni, e devo dire che lui l'ha detto anche: se faccio questa cosa per il Matteotti, lo faccio per Pescara, ma soprattutto per Stefano Giuliani. Perciò Daniele è un grande appassionato di sport, può sembrare diverso, stare ai vertici non è facile, può sembrare contraddittorio, tutte queste cose qua, perciò io vivo lo sport a 360 gradi, so cosa pensa un imprenditore e tu che sei dall'altra parte, e cerco di calarmi e addirittura di migliorare, perché non è facile. E il fatto che abbiamo preso il Matteotti, per me è una nuova sfida, ma è un qualcosa che mi può completare, perché a volte si giudica dal lato dove sei. Perciò io ho sempre visto gli organizzatori, mi sono scontrato con la RCS a suo tempo. Oggi capisco che pure loro hanno delle situazioni, come si dice, un'azienda, e devono avere un equilibrio, e molto probabilmente non mi scontrerei più come prima. Andrei a dialogare e soprattutto a far capire quelle che sono le tue aspettative. Oggi il ciclismo ha grande difficoltà in Italia, è difficilissimo reperire sponsor, ma questo ci metto anche lo Stato, che non ci dà una mano per tanti motivi. Ci abbiamo messo del nostro, perché quando escono notizie negative perde tutto il ciclismo. Soprattutto diciamo che lo sport ha bisogno proprio di un rinnovamento radicale, proprio perché vivo anche il calcio. Non dobbiamo essere come il calcio, ma assomigliargli, cioè avere il valore del corridore,
avere una continuità, avere un titolo sportivo, cosa che noi non abbiamo mai avuto. Devo dare ragione a distanza di mesi a Daniele Sebastiani, che intervistammo quest'estate, l'estate scorsa, estate 2017. Io provai a dirgli se avrebbe fatto prima lui a portare te nel mondo del calcio o tu a portare lui nel mondo del ciclismo, e lui disse no, forse fa sicuramente prima Stefano, perché è troppo legato al mondo del ciclismo. Effettivamente hanno provato a tirarti per la giacchetta dal mondo del calcio, ma tu sei ritornato nel mondo del ciclismo. È una passione troppo pregnante la tua per poterti, anche se sei un appassionato di sport a tutto tondo, ma per te il ciclismo è qualcosa di diverso. Ma io penso che siamo arrivati quasi a un equilibrio. Stiamo facendo, come si dice, sto cercando di capire il calcio per capire, come si dice, sempre però per il ciclismo, sempre per il bene del ciclismo. Ma no, guarda, da una parte lo dico, ma senza far polemica, sarei dovuto andare nel calcio, perché la psicologia di un gruppo, di una squadra, di un'azienda, perché veramente è un'azienda, oggi non è più che ti inventi, dici io faccio la squadra di calcio, la squadra di ciclismo, oggi è un'azienda. E forse dovevo lasciare il ciclismo, perché mi ha dato, anche tu dici ogni tanto ti guardi dietro, sì, ma mi guardo dietro per le cose belle te le dimentichi, le cose brutte ti rimangono un po'. L'Abruzzo è stato sempre, ha sfociato grandi campioni. Tutto quello che è successo negli ultimi 15 anni a me mi hanno fatto molto male. C'è chi le fa scivolare via e certe cose, per dire, per me sono rimaste. Però non è stato un male, perché sono stato riflessivo, ho cercato di capire quello che va e che non va e ho cercato di interpretarlo a modo mio. Per me le vittorie è una conseguenza di quello che riesci a fare con i ragazzi. Cioè, non posso dire a uno sponsor noi vinciamo 20 gare, prima di tutto è presunzione, perché non abbiamo niente a che fare con i grandi progetti di 20, 30 milioni, 15 milioni di euro, non so neanche come si scrive. Allora tu devi vivere quello che è stata la tua storia, perciò qui forse posso dire qualcosa in più. Nel calcio sai che sono tutti allenatori, se dici qualcosa dici anche tu del ciclismo vieni a dire, però l'aspetto psicologico di gruppo, del sistema sport è identico. Forse nel calcio è più importante il gruppo, perché nel ciclismo anche individualmente un corridore ti può salvare. A proposito di individui, di corridori intesi come individui e come persone presi singolarmente, ne hai avuti tanti la tua carriera di direttore sportivo, ma chi oggi pensi ti abbia lasciato qualcosa di più degli altri, non solo a livello sportivo, anche a livello caratteriale, anche a livello di rapporto umano? Chi è che ti ha lasciato qualcosa in più, che anche oggi ripensi a qualche, ma guarda, qualche aneddoto, a qualche questo frase? Non è mirato, mi è venuto spontaneo. Valentino Sciotti, perché lui in Malesia, mentre eravamo in macchina, gli disse questa frase, questo signore, disse il meccanico, mi ha fatto smettere di correre, ma io non lo sapevo. Questo è successo 2011-2012 e io ho detto confidenzialmente, Valentino, perché dici questo? Perché eravamo un trofeo De Zelis internazionale molto importante, eravamo i migliori in Italia e lui rimase in fuga con noi. E facendo la salita di Monte Silvano Colle, allora era un internazionale, era sentito il ciclismo anche in maniera forte, e fece un po' come Sagan, cioè lui era tutta, dice meno male sono rimasto coi primi. Che bello, perché lui ha una grande tenacia e poi si è visto dove è arrivato. E io impennai con una ruota sola, con una mano sola, e lui si è smontato, queste sono parole sue, si è fermato, ha buttato la bicicletta e ha iniziato a fare l'imprenditore. E queste cose ti fanno capire, è quello che io faccio nel ciclismo, che quei corridori che sono meno dotati hanno più tenacia, cioè lo sport ti insegna questo. Ma poi c'era D'Angelo, D'Angelo Antenucci, la stessa cosa. Tutti quelli che fanno sport e hanno una forte determinazione e non hanno le doti per fare l'atleta, molto probabilmente hanno quella tenacia poi per riuscire. E questo insegnamento a me è rimasto fortemente, ma colpito, e poi pian piano pure là ti migliori, perché forse io ho bruciato le tappe, ho avuto la fortuna
di correre e di smettere quando ho voluto. Io ho vinto il Calabria, ho smesso tra i professionisti, avevo una carriera ancora di 7-8 anni, ho avuto coraggio, mi sono buttato nella mountain bike. Ecco, torniamo sullo stesso discorso. Molto probabilmente mi piace rimettermi in gioco, però ho fatto una scelta di vita che poi mi ha premiato. Ho vinto il titolo europeo, ho smesso di fare mountain bike, vincendo, e nello stesso tempo già stavo pensando alla squadra. E ho avuto la fortuna di coinvolgere subito delle persone. Ecco, coinvolgere significa aiutatemi, aiutiamoci. Allora era Masciarelli e Santoni e nacque la cantina Tollo, perciò pure quella è un'esperienza, è stato molto importante. Poi discussioni, perché ho un carattere molto probabilmente non facile, sarà colpa mia, io me lo domando spesso, però quando in coscienza tu ti senti di fare il giusto e non fai male a nessuno, ti senti a posto. Ho fatto la Pompilvetto per 3 mesi, perciò la mia storia è veramente lunghissima, è fatto proprio di un percorso. E a livello sportivo, per i risultati, è quello più eclatante sicuramente Ivan 40. Ma Ivan 40 perché aveva smesso di correre, perché per intuito l'ho visto correre, ho chiesto chi era, mi avevano detto che era stato campione del mondo su pista e io ho visto delle qualità, ho avuto fortuna, vogliamo dire così. Però là mi ha dato soddisfazione perché era ingestibile. Allora io dico, le squadre oggi vogliono i soldatini precisi. Come succede anche nel calcio, ecco perché ti dico, lo sport è uguale. È l'artista, quello che c'ha fantasia, quello che ti fa il dribbling, e nel ciclismo quello che ti inventa la tappa o ti inventa il colpo a sorpresa, e quelli sono, li chiamo io, cavalli di razza. È difficile a gestire, è difficile da, come si dice, da cavalcare. Io sono partito l'ultima volta con una startup Under 23, vi assicuro che non c'era proprio un futuro roseo. Però ci credo, io ci credo in primis perché dico si può fare, è quello che mi contraddistingue, si può fare, e alla fine è venuto fuori una bella squadra e c'erano giovani talenti, ma questi talenti è normale che non li fai andare d'accordo fin quando non c'è un leader, e il leader deve diventare naturale, quello che vince di più in una squadra. Hai parlato di atleti soldatini, ma vogliono atleti fatti in un certo modo, che siano caratterialmente in un certo modo, ma pensi anche che sia una diretta conseguenza del fatto che è la classe dirigente che... Beh, questa è un'arma a doppio taglio, perché io sono... Ti faccio una domanda cattiva. No, io dico che noi atleti, dico tante volte, siamo più fantasiosi, non abbiamo la continuità di uno che lavora nella fabbrica sicuramente. Non abbiamo la continuità o l'attenzione che può avere un imprenditore, perché se si chiama tale vuol dire che c'ha qualcosa in più degli altri. Però noi abbiamo tanto da dare, ma non si può solo prendere, è un dare e avere. Perciò penso che per me quell'aiuto che io ho chiesto sempre era un aiuto, perché molto probabilmente non ho fatto marketing, non sono andato all'università. Da una parte ti dà lo sport, da una parte ti toglie. E penso che l'aiuto che chiedo ancora, perché non voglio essere presuntuoso, c'ho carattere, ma non presuntuoso, è quello di sempre di legare, ma tu da solo non ce la puoi fare. Per me c'è in determinate persone la presunzione di capire tutto, ma non è così. E purtroppo questo è il limite poi della persona, perché non tutti siamo bravi in tutto. Cioè ci può essere qualche eccezione, però secondo me ognuno dovrebbe fare il suo. Poi si dice così, io se dovessi fare polemica oggi, dalla ragione passa al torto. Sono i fatti che contano. Per quanto mi riguarda ne sono orgoglioso, non pensavo neanche un giorno di essere qui a parlare di queste cose, e sono passati tanti anni. E per me, come si dice, un nuovo anno, nuove scommesse, e giustamente ci metto anche, tra virgolette, quella grinta in più che tanti non hanno, ma questo è un difetto. Io penso che ho dato tantissimo al ciclismo, sia a livello d'atleta che da dirigente. Ho fatto il manager, ho detto sportivo, ditemi quello che devo fare, però lasciatemelo fare. A proposito di direttore sportivo, te lo lasciamo fare e ti do anche qualche nome che forse ti dirà qualcosa. Pierpaolo De Negri, Stacchiotti, poi c'è Marini. Questi sono corridori che faranno probabilmente parte, anzi sicuramente parte, anche
del tuo futuro, non solo loro, poi ci sono anche tante novità, non lo faccio dire a te, lo dico io, così ti evito l'imbarazzo. Sono rapporti che vengono costruiti e vanno avanti perché sono persone simili o completamente diverse da Stefano Giuliani, questi corridori? Ma io penso che come me è difficile, perché io mi rimetto in gioco, parto da zero, costruisco e ho quella forza, quella capacità, quella grinta di, come ho detto più volte, licenzio tutti e ricomincio da capo. Io penso che sia una serie di necessità, sarei ipocrita anch'io. I ragazzi sono deboli. La parte più debole del sistema del ciclismo sono sempre i corridori. Non ci possiamo poi chiedere perché quel corridore ha fatto quella fine o quello o quell'altro. Perché tu da quando nasci c'hai nel DNA la bici e fai solo quello, ti piace fare quello. Dico sempre, ragazzi, voi siete fortunati come lo sono stato io. Abbiamo fatto un qualcosa che poi, arrivando al professionismo, ti pagano per fare la cosa che ti piace di più. Quando imprenditori si alzano alle 5 con la pila per allenarsi 2 ore. Il mondo è fatto un po' al contrario, si dovrebbe prima lavorare e poi fare sport e viceversa, insomma. E io dico che questi ragazzi che tu hai citato, un po' di questi ragazzi, secondo me meritavano la categoria, ma è un mio modesto parere, perché sicuramente non saranno da Pro Tour, ma se noi bruciamo i ragazzi a 22, 23, 24, come dicevo prima, a 26, 27, 28, molto probabilmente c'è qualcosa che non va. Non siamo nel calcio dove si torna in Serie B, in Serie C. Questi ragazzi arrivano quasi alla disperazione, perché per loro il ciclismo è tutto. E se tu non capisci che il mondo non è solo business, sono rapporti umani. Io, diciamo che fino a un mese fa, pensavo a determinate cose. Da un mese questa parte ho cominciato a pensare altre cose. E se evidentemente riesco ad aprire delle porte, non sul ciclismo, sulla persona, questo mi fa sentire forte e mi sprona, mi dà energia, perché vuol dire che sulla persona hai lasciato qualcosa di buono. Hai parlato prima di sciopero di diritti televisivi. La comunicazione in questo mondo spesso si dice è carente, però poi quanto è vero? E quanto invece non è vero il fatto che magari c'è una comunicazione sbagliata di questo mondo, del mondo del ciclismo? Ma perché è più attaccabile, è globale, ci sono delle regole, però non regole, perché il Pro Tour sì che sono 18 squadre, ma non ce l'hanno neanche loro i diritti televisivi. E non mi sembra giusto, perché gli attori principali sono gli atleti e i registi sono le squadre. E senza corridore, senza registi, non si va da nessuna parte. Evidentemente noi, ma anche sotto un profilo di livello culturale, molto probabilmente non ci sono i soldi che ci sono, ci sarebbero, ma non ci sono magari persone strutturate per poter fare questa lotta, una lotta non polemica. Poi mi ricordo negli anni in cui eravamo una ventina di squadre in Italia, tra cui c'era Squinzi nel tavolo dei trattativi, c'era Polti, eravamo tutti noi manager con gli imprenditori, abbiamo chiesto aiuto, uniamoci, cerchiamo di avere un titolo, di portare qualche soldino nella squadra. E purtroppo tra di noi, davanti, se tu vedi gli ex atleti, gli atleti, tutti quanti, davanti si parla bene, dietro si parla male. Forse perché si ha troppo tempo a volte, nelle pause delle gare, parlare male degli altri. È un malcostume. E mi ricordo dallo sciopero che feci a Padova, perché toccò a me, e ero in forte imbarazzo, comunque stavo facendo una scelta forte con una squadra, tra virgolette, ottima, ma non ai livelli di Pro Tour. Io l'ho fatto, mi hanno stretto la mano tutti i grandi imprenditori, ma il giorno dopo c'è stato qualcuno che ha tradito le attese e è saltato addirittura a una Lega Gruppi dove eravamo forti. Io mi ricordo con i Saronni, con i Ferretti, abbiamo dei, come si dice, degli spiccioletti in casa, cerchiamo di prendere un manager esterno che fa questo tipo di lavoro, perché noi siamo bravi, autodidatta, condivido certe dichiarazioni che sono state fatte, che oggi il ciclismo è una società, di ciclismo è un'azienda, ci sto, ma non solo a parlarne fuori. E se poi magari tu
la pensi in una maniera diversa, passi come quello che dice no, ma lui c'ha delle idee. Ma io le idee ce le avevo pure 7 anni fa, erano le stesse idee, ce le avevo 20 anni fa. Allora ho capito che devi stare un po' più attento alle persone che ti sono intorno, perché ti chiedono aiuto, ma non per aiutarti, per apparire. Perché comunque lo sport ti dà visibilità. Ti chiedo se hai mai visto, in questi anni da dirigente, da direttore sportivo, hai mai rivisto in strada, non per forza nella tua squadra, uno che poteva essere paragonato, che può essere paragonato allo Stefano Giuliani atleta, anche per carattere, guarda, per modo di intendere? L'ho detto in altre interviste e ci credo. Per me Giacomo Berlato è il classico corridore allo Stefano Giuliani, spontaneo, socievole, propositivo, pure quando va male lui ti dice bene bene. Un attaccante nato che devi frenare, e questo è un altro ragazzo che io credo che non dovesse rimanere a piedi, insomma, perché corridori così danno spettacolo. Oggi ci lamentiamo che la Sky ammazza il ciclismo, che gli squadroni hanno una strategia talmente, come si dice, fredda, che la gente si è cominciata a disinnamorare del ciclismo. Vogliono mettere 7 corridori in meno, 2 corridori in meno, 1 corridore in meno. E invece io penso che manca proprio, come si può dire, corridori come Berlato, o come ero io, come poteva essere Pagnin, ce ne sono stati tanti, che attaccano. Perché da noi, da una squadra piccola, cosa si aspetta? Che aspettiamo l'ultima settimana del Giro d'Italia per poter attaccare i grandi campioni? È impossibile, è normale che spari tutto nelle prime 2 settimane, ma meno male che gli altri non ci pensano, perché noi gli ultimi 2 giri che abbiamo fatto abbiamo dato spettacolo, ma abbiamo avuto pure il rispetto delle grandi squadre, perché comunque eravamo un ago della bilancia, potevamo far saltare il banco. E quando senti i ragazzi che ti vengono a fianco all'ammiraglia, dici, oh direttore, oggi ci hanno rispettato, abbiamo fatto il campione della montagna, nessuno si è mosso. E io l'ho fatto per quello, per autostima, perché non abbiamo tutti lo stesso motore, la stessa testa. Però quando ci metti entusiasmo e ti esce naturale, tu un corridore, vedo qualcosa già nelle categorie giovanili, questi arrivano a 19-20 anni, sono finiti, troppa esasperazione. Allora non è che io sono un trasgressivo, sono una persona che voglio far capire che comunque è uno sport, si può vincere, si può perdere, ma crei quell'allegria che poi trasmetti a chi ti vede. E non è in negativo, è in propositivo, perché a volte mi dicono, ma quando si sta con te si pensa più all'allegria. Ma io lavoro più degli altri, ma perché devo lavorare triste? Mi piace lavorare allegro, la mattina io mi leggo le scarpe, mi alzo prestissimo e non vedo l'ora di iniziare la giornata. E tante si lamentano, tutti quelli che sentono si lamentano. Allora forse siamo arrivati troppo a uno schema che non piace più a nessuno, fingiamo. Essere naturali, io ho detto Berlato, ma ce ne sono tanti come Berlato, e come ero io, cerco di trasmettere quella magia, perché Cunego non saliva sul podio dal 2000, da quando vinse il Giro d'Italia, ha fatto 14 podi con la maglia azzurra, l'ha perso da Nieve, che se andiamo a guardare l'azienda, prende 1.200.000 euro. Con me potrebbe fare, anzi invito qualche sponsor se vuole investire anche molto meno. Giusto, anche live. Sì, sì, perché senza sponsor non siamo nessuno, no? Parliamoci chiaro. Anche con molto meno, prendevo un contratto 1.200.000 euro. Non ci meravigliamo che la Sky ammazza il ciclismo. Ma meno male che c'è gente ancora come me. Speriamo che non mi passa la voglia, perché il ciclismo così è finito. Perché tanti nella società si identificano con Stefano Giuliani, perché non possono andare in giro col Porsche. Andiamo con la 500, però col sorriso. Senti, siamo veramente quasi in chiusura. Ti tolgo a questo punto completamente ogni tipo di problema, perché ti chiedo se sogni di tornarci presto al Giro d'Italia, in questa nuova avventura, che tu, diciamo, non vuoi proprio ufficializzare, ma di fatto è ufficiosa questa nuova avventura. Ma guarda, Jacopo, tanto mi conosci bene, no? Non è che io ti dico la verità, il Giro d'Italia ci posso andare anche come spettatore o ci posso andare magari come sponsor, vogliamo dire. Il Giro d'Italia si fa in tanti modi. Io ci voglio tornare, ma nella mia caratteristica, pure con una piccola squadra e soffrire, perché mi è sempre piaciuto. Quando tu dici ti giri dietro, cosa ti ricordi?
che sono stato terribile. Sono stato terribile, ma va sicuro potevo vincere molto molto di più, ma la soddisfazione di fare quei 100 km in fuga da solo. C'è qualcosa dentro di noi, magari è stata un'infanzia o qualcosa, ma io quel poco che ho vinto, l'ho vinto da solo contro tutti. Ma questo non è un limite, perché mi sono, tra virgolette, migliorato. So che c'hai bisogno di un manager, c'hai bisogno dell'avvocato, c'hai bisogno di tutte le caratteristiche che ci vuole oggi a creare una squadra. Però la cosa è certa, che se io, sì, si sa qualcosa, siamo a buon punto, se riesco a fare queste cose, perché oggi mi cercano? E quando siamo lì al Giro d'Italia poi ti vogliono togliere dalla macchina per gestire le cose. C'è qualcosa che non va, ma sicuramente non da parte mia, perché se io ho fatto, sto creando, c'è questo nuovo progetto, se riesco a farlo vuol dire che c'è credibilità. Poi i limiti sono gli sponsor, ma gli sponsor non li trova nessuno, perché siamo rimasti 4 squadre professional, qualche continental, i giovani sono un po', con tutto quello che sta facendo di buona la federazione, perché ognuno fa come può, poi stare a giustificare è difficile, vuol dire che c'è qualcosa in più. Ma invece di essere aiutato, e certe volte parlo, anche mi hanno criticato solo in negativo a volte in Abruzzo, senza riconoscere il fatto che se c'è ciclismo oggi è ancora grazie a Stefano Giuliani. Nel male e nel bene, se c'è ciclismo oggi in Abruzzo, lo dico con orgoglio, è grazie a Stefano Giuliani. Perché benissimo potevo fare solo il Matteotti, ma evidentemente non mi basta, ma non è un fattore di dimostrare agli altri. È proprio una cosa mia che mi dà soddisfazione, è quella sfida del Gavia che continua, perché dopo 3 giorni ho vinto la tappa più bella del Giro d'Italia. Tutti aspettavano i campioni e vinsi la tappa di Arta Terme con Zimmermann. E stavo facendo saltare il banco proprio con Amstein, che in altro po' perdeva il Giro d'Italia. Perciò fa parte del mio DNA, mi sono, penso, migliorato. Metaforicamente una vita con la linguaccia. Ma sai, ho dovuto pure, per concludere, ho dovuto prendere questo un po', questo personaggio, perché io non sono così, mi piace stare a casa, tranquillo, taciturno. Però il personaggio ti porta dopo ad essere così, perché tutti si aspettano adesso che Stefano Giuliani fa una grande squadra, che fa un altro miracolo, si aspettano che sei immortale, si aspettano di tutto, e questo ti pesa, perché gli anni comunque passano. Io non posso fare più le cose che facevo 20 anni fa, non faccio più 200 km, ne faccio 50-60 insieme a Daniele Sebastiano, abbiamo un bel gruppetto, ci fermiamo a prendere il caffè, si parla, ce lo sfottò. Però è una cosa che a volte ti devia, non ti fa essere te stesso, perché da te vogliono il sorriso, non ti vogliono vedere arrabbiato, perché condizioni anche gli altri. E questo personaggio a volte è scomodo. Torno a casa, come dico io tante volte, e dici: ma come fai ad avere tutto questo entusiasmo? Mi chiudo nell'armadio 2 giorni e quando esco, esco col sorriso, perché a volte non ti puoi neanche permettere di essere arrabbiato. Come vorresti essere descritto dagli altri? Come ti aspetti? Ma quello penso non ce la farò mai. Un uomo come? Ma io quello che dopo, devo dire, essere sincero, soffro un po', che non si va a vedere per dove sono, come ci si arriva. Io, che ti posso dire, tutto quel lavoro che tutti quanti fanno, i sacrifici, per carità, ma questo a volte sembra un'impresa impossibile. Perciò tutto il lavoro che c'è dietro non può solo finire Stefano simpatico. Però Stefano estroverso è difficile da gestire, perché così è troppo facile. Ci vogliono 10 puntate, dove siamo partiti, io parlo degli ultimi 7 anni, anzi per questo dico una cosa, perché è importante, magari da me si aspettavano dichiarazioni eccetera eccetera. Mi ha contattato una casa editrice molto famosa, ha visto il mio profilo negli anni, perché qualcosa, sì, da artista l'ho fatto, no? Da artistico, diciamo, come il personaggio. Fuori dalle righe. Una grande casa editrice, visto che va di moda i libri, i docus e quant'altro, mi ha chiesto di fare un bel libro. Lo fanno tutti e spero di farlo anch'io, e mi inorgoglisce questo fatto. E io penso che gli ultimi 7 anni Farnese, Nippo Vinifantini, curiosisco un po' chi ci seguirà, ci sarà tutti i dettagli,
ma perché è bello, perché è storia. Racconterò veramente la storia della Nippo Vinifantini, della Farnese, dei vari personaggi, perché farà ridere, sarà simpatica, però dirà la verità, come tutti a volte mi dicono, almeno se schietto. Oggi devo essere più politico, devo andare avanti e devo dimostrare coi fatti che quello che ho fatto in tutta la mia carriera è uscito da me, con l'aiuto degli altri. Grazie Stefano, in bocca al lupo e buon anno. Crepi, grazie mille e ci vediamo alla prossima puntata. Certo.